Con Voice, la prima fiera fisica dopo la chiusura di Vicenza Oro January proprio agli inizi di gennaio. Si tratta di un momento fondamentale per tutto il settore perché finalmente il mondo dell'oreficeria e della gioielleria, del bello e del ben fatto italiano e non solo, torna a farsi sentire, alza la propria voce e fa percepire la presenza in un momento così delicato di passaggio dal lockdown alla ripresa. Ed è proprio di ripresa, ma non solo, anche di internazionalizzazione di Femini Companies che parleremo grazie al primo incontro di oggi. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci troviamo in un momento molto delicato. Il gruppo che le rappresenta, ovvero Damiani, è uno dei maggiormente rappresentativi in questo momento. Quindi la ripresa, secondo il vostro punto di vista, come sarà? Quanto durerà? Quanto ci vorrà, È ovviamente. una bella domanda. Buongiorno a tutti e tutte. Ma la ripresa in realtà noi non ci siamo mai fermati. È vero che abbiamo lavorato in un modo molto diverso, a distanza, i nostri partner lo sanno perché abbiamo dato tante informazioni digitali, tanti webinar, tanti training allo staff di vendita dei negozi, tante presentazioni novità, quindi non ci siamo mai fermati, per questo che sulla parola ripresa, però è vero che un ritorno a una presenza fisica come oggi siamo molto contenti, non vedevamo l'ora di rincontrarci, rincontrare i nostri partner, poter presentare, toccare gli oggetti e finalmente vedere anche i nostri clienti. Quindi noi lo vediamo in un modo molto, molto positivo, sicuramente non doveva durare troppo perché anche se il mondo digitale è importante e prenderà sempre più importanza, non sarà solo un mondo, ci auguriamo, digital, no? Lo vediamo con una bella combinazione di ciò che chiamiamo ormai l'omnichannel, che è una rappresentazione dei scambi digitali, telefonici e anche reali, fisici. Il lockdown in questo momento, come ha giustamente ricordato lei, ci ha permesso di prendere molta più confidenza con il mondo del digitale, con le videochiamate, con le web conference, con tutti quegli strumenti che magari prima facevamo fatica ad utilizzare. Ovviamente non ci possiamo dimenticare però dell'importanza, della tangibilità, dell'aspetto fisico, anche proprio dei rapporti umani che ci è venuto molto Certo. a mancare. E in tutto questo è importante parlare anche di mercati. I mercati adesso, soprattutto quelli esteri, guardando all'Italia, sono difficili da conquistare. Stare in un certo senso, perché lo si può fare non fisicamente. Secondo lei, quali sono quelli che potrebbero avere una ripresa più veloce? Quali invece, per una questione geopolitica o anche proprio sociale, faranno un po' più fatica? Allora, noi abbiamo questa fortuna di essere presenti in tanti paesi, abbiamo 60 boutique Damiani attraverso il mondo. In realtà, di nuovo, si parla di ripresa, è una parola molto locale, perché ad esempio in Corea non si è mai fermato, anzi in questo momento noi godiamo dei shortage di consegne perché avevamo chiuso il laboratorio, quindi siamo a due digit in crisi in Corea. Quindi la Corea è sicuramente, per rispondere alla sua domanda, è un mercato veramente per noi, per Damiani, perché ha probabilmente visto che all'Oscar di Los Angeles l'anno scorso il primo filmato estero che è stato premiato, l'attrice principale indossava Damiani. Quindi è un esempio, ma in Corea Damiani è veramente la brand più calda in questo momento. Quindi noi non siamo in crisi per niente in Corea, anzi abbiamo aperto una nuova boutique in una nuova città di Busan ad agosto. Quindi abbiamo tante realtà diverse. In Giappone anche questo mercato, per quanto riguarda la clientela giapponese, i cinesi che andavano in Giappone non vendiamo più niente perché non ci sono più cinesi, ma i giapponesi vendiamo tanto. Abbiamo 14 boutique in Giappone, stiamo rinnovando una che aprirà in ottobre in Mitsukoshi Ginza, quindi di nuovo il Giappone va benissimo, altrettanto sulla Russia perché è una clientela che aveva l'abitudine di viaggiare tanto, ormai rimane in Russia. In Russia abbiamo un flagship in Stoleshnikov, 22 partner, quindi di nuovo. Poi ci sono, tutto non è così bello, poi ci sono dei mercati un po' più in difficoltà, quindi in cui ovviamente speriamo adesso che ci sia una ripresa, una liberazione un po' di movimentazione.
che la gente non sia così bombardata di notizie negative, ogni tanto più pesante che la realtà stessa. Quindi per noi è un simbolo questo giorno importante per dimostrare che la vita continua, che in realtà quando si parla si vede che ci sono delle realtà molto diverse da paese e da zone anche in Italia, tra la provincia, magari il nord dell'Italia, il sud dell'Italia e il sud Italia. Durante l'estate siamo stati fortunati, i nostri partner, grazie ai nostri partner, di godere dei bei risultati. Ovviamente la nostra presenza negli aeroporti era più negativa rispetto all'anno scorso, dovuto alla mancanza di turisti. Quindi non c'è una realtà, ci sono parecchie realtà che danno una media così così. È questo che stiamo esperienzando. Una delle forze del gruppo Damiani è sempre stato la visione e l'agilità. In questo mondo in cui tutto va velocemente, noi consolidiamo su queste forze in modo tale di reagire e di anticipare molto velocemente queste tendenze di mercato, di zona, di partnership e anche a livello dei prodotti, eccetera, eccetera. È per questo che noi non abbiamo mai interrotto il contatto con i nostri partner e adesso anzi lo amplifichiamo in un modo molto più vicino, come diceva lei. Agli altri punti di forza di Damiani dobbiamo dire la famiglia, l'importanza della famiglia, che è un vero e proprio core per voi. Infatti definirvi family companies è sbagliato secondo me, nel senso che sicuramente l'internazionalità che avete e il potere che avete ovviamente porta a pensare più ad una multinazionale, però ricordiamo che effettivamente c'è una famiglia, esatto, alla base di tutto questo. Esatto, è una famiglia, è la terza generazione di una famiglia, la famiglia del fondatore dell'azienda e della brand. Questo è unico, eh? E questa terza generazione sono tre figli, due fratelli, una sorella, che si vanno molto bene insieme, le dico chiaramente, perché non è sempre detto nelle famiglie. Quindi questo è un punto di forza e hanno sempre cresciuto con una visione verso il futuro. È la forza di Damiani, dei Damiani, di avere questa visione, di avere un passo prima degli altri. Quindi proviamo con tanta umiltà di mostrare la strada giusta in questo momento per noi e per tutto il settore italiano, per il Made in Italy, in cui sicuramente ormai dobbiamo lavorare molto più in alleanza, non dobbiamo litigare tra di noi, ma lavorare insieme, perché pur essendo francese magari sono uno un po' meglio posizionato per dirlo con tanta franchezza. Il Made in Italy, gli italiani hanno un savoir-faire e dobbiamo lavorare insieme per farlo percepire, sapere ancora di più in Italia anche e all'estero. Molto positivo è anche il momento che sta vivendo il distretto di Valenza, una grossissima ripresa anche di coscienza, di consapevolezza del proprio potere, quindi uno dei distretti più importanti sotto il profilo della gioielleria sta esplodendo. Esatto, quindi come ha visto noi abbiamo acquisito all'inizio dell'anno l'ex Palafieri di Valenza, in realtà l'abbiamo acquisito perché il nostro laboratorio principale necessita un'amplificazione e non vogliamo fare solo un laboratorio, vogliamo fare un vero e proprio polo di eccellenza per mantenere, sviluppare e perpetuare in francese, non so come si dice, questo savoir-faire attraverso le generazioni, per poter di nuovo comunicare meglio il nostro savoir-faire con delle belle sorprese, vedrà, e per consolidare lato gruppo la produzione delle nostre diverse brand che sono Damiani, Salvini, Bliss, eccetera, eccetera, e anche per fare un pole di supply chain, perché abbiamo, come l'ha detto giustamente lei, una distribuzione mondiale, quindi dobbiamo avere, quindi fare di Valenza veramente una piattaforma mondiale, pur consolidando su questo savoir-faire. Quindi ovviamente l'acquisizione del posto è fatta, ma ormai dobbiamo iniziare i lavori perché sono lunghi, però di nuovo non l'abbiamo fatto per i prossimi 6 mesi, l'abbiamo fatto per le prossime generazioni della famiglia Damiani, quindi è una cosa che sta per andare in avanti. Rimanendo sempre nell'ambito di grandi brand, abbiamo notizia di queste ore, visto che è sfumato l'accordo tra Tiffany e LVMH. Voi come avete appreso questa notizia? Questi francesi di LVMH. No,
Noi ciò che riteniamo oggi è che in questo mondo molto particolare ci sono dei settori più in crisi che altri. E direi che noi ciò che riteniamo che il fatto che Richemont abbia comprato Buccellati inizio dell'anno, che LVMH aveva scelto o ha scelto, non lo sappiamo bene, di comprare Tiffany, l'hanno fatto, i migliori lo fanno. Perché? Perché c'è un grande potenziale in questo settore, ma un grande potenziale che è basato sulle brand, le vere e proprie brand, come Damiani, certo, e come Salvini. Quindi il futuro è questo. Quindi noi riteniamo questo interessante, è la nostra strada da anni, che stiamo amplificando, e consideriamo che il settore fragmentato, il non branded, avrà un futuro come in altri settori, che avrà tante difficoltà. Non è scelta nostra, ma è il mondo, è il cliente finale che l'ha scelto. Quindi questi grandi gruppi stanno cercando delle vere e proprie brand. E quindi questo per noi è solo l'inizio di una démarche. In realtà noi siamo usciti dalla piazza d'affari un anno fa, appunto in modo tale di avere la nostra libertà, di non essere sotto magari un rischio potenziale e di avere questa potenzialità di sviluppo e di essere invece nella nostra realtà uno di questa league, pur essendo sicuramente il più piccolo dei grandi, ma tra i grandi. Quindi per noi la tendenza è chiara, è una buona notizia e ci lavoriamo su. Grazie per essere Grazie stato con noi in questo salotto Grazie. Di Prezioso Magazine. Noi ci rivediamo on air tra pochissimo.